Ciao a tutti ragazzi, ho pensato di farvi questo tutorial perché spesso ci fate delle domande del tipo come vedere l'anteprima con l'audio, oppure come si esporta un video, o come addirittura si importano i video o le immagini. Quindi ho pensato di farvi questa guida. Allora, iniziamo subito con l'importazione del video. Se non dovete importare un video su cui lavorare, per creare una composizione, per creare per esempio una intro, dovete andare su composizione, nuova composizione, dare il nome che volete, per esempio video, potete decidere la larghezza e l'altezza. Per avere un video in HD dovete farla in 1280x720. Potete mettere 30 fotogrammi al secondo e qui potete decidere la durata, per esempio di 15 secondi. E clicchiamo su OK. Se non volete lavorare in secondi, ma in fotogrammi, dovete cliccare qui sul tempo tenendo premuto CTRL. Come vedete ora ci sono i fotogrammi. Per tornare ai secondi, cliccate nuovamente tenendo premuto CTRL sulla tastiera. E torneremo al tempo. Per importare un video vi basta andare qui sulla finestra progetto, cliccare col destro, andare su Importa, File e importate il video, che vedrete qui su questo piccolo riquadro, e lo trascinate sulla timeline. Questo è il video, che come vedete, spostandomi sulla timeline, mi fa vedere tutti gli aggiornamenti, quindi si muove in tempo reale. Se per caso a voi non fa così, è perché avete disattivato l'aggiornamento diretto. Infatti, se lo disattivo, noterete che l'aggiornamento me lo dà soltanto quando lascerò il tasto del mouse. A mio parere è molto meglio l'aggiornamento diretto, quindi lo teniamo attivato. Ok. Un altro modo per importare i video, un modo più veloce, è questo, semplicemente trascinandolo nella finestra progetto e sulla timeline. Lo stesso vale per le texture, ovvero le immagini, e se sono grandi potete ridimensionare usando questi punti. Per i video, se sono in formato QuickTime, ricordatevi di installare appunto il programma QuickTime, che deve essere un programma aggiornato. Cancelliamo l'immagine e qui notiamo il video in formato QuickTime. Un'esplosione. A questi video potete modificare anche il tempo per farlo andare più veloce o più lento, cliccando col destro sul video e andando su tempo, dilatazione tempo. Proviamo a portarlo a 150. Notiamo che è più lento. Se invece lo portiamo a 50, noteremo che è più veloce. Ok.
Tornando alla texture, quindi importiamola nuovamente, dicevo, potete ridimensionarla così. E ora vi spiegherò cosa servono le maschere. Per esempio, con lo strumento ellisse facciamo doppio clic, scegliamo sottrai alla maschera. Potete anche modificare i punti. Ora ok, disattiviamo momentaneamente le maschere. E come vedete, ci ha aggiunto questa specie di cornice al video. Se apriamo il menu delle maschere, vedremo la sfumatura. Per dare un effetto sfumato ai bordi, aumentiamolo. Come vedete, ha aggiunto della sfumatura. Ora selezioniamo la maschera e cancelliamola. Lo strumento penna serve per fare delle maschere manualmente. Per esempio, io ne faccio una tanto per farvi vedere come si fa. Come vedete, con la penna vi ho fatto questa forma di stella usando quell'immagine. Questo per dirvi che con la penna potete fare tutte le forme che volete. Ok, cancelliamo la maschera. E qui vediamo lo strumento testo. Selezioniamolo, clicchiamo qui e potete scrivere quello che volete. Ovviamente potete aumentare la grandezza. Potete decidere se farlo in grassetto, in corsivo, tutte maiuscole. Potete cambiare il tipo di scrittura, il font. Ovviamente il colore. Ok, cancelliamolo. Ah, un'altra cosa per le immagini, una cosa molto utile, è il metodo di fusione. Come vedete abbiamo l'immagine sopra al video. Se clicchiamo con il destro sull'immagine, andiamo su metodo fusione, mettiamo sovrapponi, vediamo che l'immagine si è sovrapposta al video. Oppure potete usare altri metodi di fusione. Il metodo di fusione è uno strumento molto utile che vi servirà per vari video, sicuramente, tipo per la faccia da mostro. Ok, cancelliamolo, immagine. Poi vabbè, abbiamo lo strumento pennello, io sinceramente non l'ho mai usato. Lo strumento timbro clone, mai usato. Lo strumento gomma. E questo, nella versione CS5 abbiamo lo strumento pennello rotoscopio, che praticamente ha l'effetto del keylight. Per chi non ha il telo verde può usare questo strumento, che è molto utile per rimuovere lo sfondo e lasciare soltanto il soggetto. Però occorre comunque una buona risoluzione del video e una buona illuminazione. Se dovessi trovare un buon video, un giorno vi farò un tutorial anche per questo.
E per ultimo c'è lo strumento marionetta, che serve per applicare dei punti. E poi con lo strumento selezione potete modificare il video per mettere queste distorsioni. Ok, selezioniamo il video, l'effetto marionetta e cancelliamolo. Un altro strumento molto interessante è il tracciatore, che lo trovate andando su finestra, tracciatore. Usando il traccia movimento, attiviamo la rotazione, spostiamo i punti qui sugli occhi, poi dipende da ogni video dove vanno messi. Cliccando il tasto Analizza avanti, vediamo che i punti seguono esattamente i movimenti del personaggio. Creiamo un nuovo oggetto null, andando sul livello Nuovo oggetto null. A modifica di destinazione, assicuriamoci che ci sia proprio l'oggetto null e clicchiamo su OK. Creiamo un nuovo livello di regolazione. E andiamo su Effetto, Correzione Colore. Tonalità e saturazione. Qui mettiamo applica intanto. E notiamo che l'oggetto null segue esattamente i movimenti della faccia. Ora ho disattivato un attimo la visuale dell'oggetto null. Tenendo selezionato il livello di regolazione, vi ricordo, se volete cambiare il nome a questi livelli, tipo il livello di regolazione volete cambiare nome, selezionatelo, cliccate invio. E date il nome che volete, per esempio colore. Dicevo, con il livello di regolazione colore selezionato, abbiamo applicato la tonalità saturazione. Selezioniamo la penna e facciamo una maschera intorno alla faccia. Non sarò preciso, perché è comunque un tutorial, solo per farvi capire come funzionano i controlli tracciatore. Ora vedremo che il colore andrà applicato soltanto su questo pezzo di video, grazie alla maschera. Potete cambiare colore come volete, per esempio io lascio verde. Come vedete rimane sempre in quel punto. Se noi lo colleghiamo con la gerarchia all'oggetto null, vedremo che seguirà i movimenti della faccia.